Nella terza guerra civile assistiamo allo scontro tra due figure di rilievo nella scena politica per ragioni diverse. Da una parte Marco Antonio, luogotenente di Cesare in Gallia e console nel 44 a.C., che si considerava il legittimo erede politico del dittatore. Dall'altra il giovane nipote di Cesare, nonché figlio adottivo, Ottaviano, di appena 19 anni, che il prozio aveva designato come suo legittimo erede. In un primo tempo, Ottaviano, consapevole di non avere ancora lo stesso peso politico e la stessa forza militare del rivale, evitò lo scontro diretto, preferendo giungere all'accordo. Nel 43 a.C. l'accordo assunse la forma di una magistratura straordinaria, il secondo triumvirato, che includeva Marco Emilio Lepido, sostenitore di Cesare e garante dell'accordo. Lo scopo era quello di riformare lo Stato e promuovere una nuova Costituzione. In realtà il pilastro del patto era costituito dalla vendetta nei confronti degli uccisori di Cesare e dell'ala conservatrice del Senato. Contro i primi, Antonio e Ottaviano condussero una campagna militare che si concluse con la sconfitta di Bruto e Cassio a Filippi nel 42 a.C. Contro i nemici di Cesare, essi procedettero alle liste di proscrizione, eliminando gran parte dell'ala conservatrice del Senato. Conclusa la campagna di epurazione dei nemici di Cesare, nel 40 a.C. i tre ridefinirono i termini del secondo triumvirato a Brindisi. Antonio ottenne il controllo della provincia d'Asia e dell'Egitto, territori strategicamente vitali e di grande importanza economica che egli sfruttò per costruire un proprio potere personale. Lepido ottenne la provincia d'Africa. Ottaviano si assicurò la parte occidentale dell'impero. Ed è a questo punto che la sua strategia cambiò radicalmente. Egli sfruttò a suo favore il timore fondato e condiviso da gran parte della classe senatoria che Antonio volesse creare un impero autonomo ad Oriente, come appariva evidente dalla sua politica di concessioni territoriali a Cleopatra VII e ai figli avuti da lei. Ottaviano promosse quindi una propaganda tutta incentrata sulla difesa della romanità e dei valori della res pubblica contro il corrotto Antonio, succube di Cleopatra e ormai sempre più vicino al modello del monarca assoluto di stampo ellenistico. Nel 31 a.C. si arrivò infine al conflitto in armi tra i due, che si risolse nella battaglia navale presso Azio, in Epiro, con la vittoria di Ottaviano. Cleopatra e Antonio cercarono rifugio in Egitto, ad Alessandria, dove l'anno successivo, braccati da Ottaviano, si tolsero la vita. Così Ottaviano venne a trovarsi nella stessa posizione del proprio padre adottivo 15 anni prima. Ancora giovane, aveva 32 anni, si era liberato di tutti i propri avversari, diventando il nuovo padrone di Roma. And that's all, folks.